Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, nel video di oggi parliamo di un marchio che trovate nei supermercati Lidl. Questo marchio è valido perché non è bio, ma ha dei prodotti con degli inci veramente fatti bene, dei prodotti anche con ingredienti tutti naturali, di cui vi andrò a parlare durante il video perché ce ne sono un bel po'. Comincio da uno dei primi prodotti che ho acquistato ed è, sto parlando dello shampoo, questo qui alla pesca, ha un odore di pesca veramente bellissimo. Poi ce n'è anche uno verde tipo all'aloe, poi c'è quello da uomo con un odore un po' più forte, un po' più intenso. Comunque questi shampoo qui, che sono 500 ml di shampoo per un euro, cioè veramente sono straconsigliati. Hanno un inci fatto bene, non sono aggressivi. Io vabbè, ovviamente li utilizzo sempre diluendoli con l'acqua come tutti gli shampoo che utilizzo e mi sono trovata veramente bene. Hanno cambiato il packaging, prima era diverso e ora non potete sbagliarvi, perché a parte il fatto che hanno questo packaging trasparente con lo shampoo colorato e il tappo colorato, mentre invece poi ce ne sono altri che non hanno buon inci e non sono di questo genere. E poi dietro abbiamo anche le scritte con cui ci dice che è senza silicone, senza parabeni, tutto quanto, quindi mi fa piacere il fatto che in giro si stia tenendo un po' più conto di queste cose, si tenga conto del fatto che magari le persone ci sono un po' più attente e quindi si vada a scrivere, o magari per chi non è esperto, per chi non sa se appunto quel prodotto è valido o meno. Come shampoo lava bene, fa schiuma, a me piacciono gli shampoo che fanno schiuma, non sopporto quegli shampoo, soprattutto quelli proprio biologici, acquosi, che non fanno un po' di schiuma, perché poi non mi lavano praticamente. E quindi mi sono trovata bene, un buono shampoo, costa pochissimo e se non l'avete provato, provatelo perché è veramente valido. Secondo prodotto che vi mostro, anche questo è uno dei prodotti che ho comprato inizialmente, è uno dei primi che ho provato, e sto parlando del latte detergente. Anche qui ragazze, come tutti i prodotti di cui parlerò, il prezzo è contenutissimo, è veramente ottimo, quindi se non avete provato questi prodotti e magari volete vedere come funzionano, non ne vale assolutamente la pena, perché poi magari anche se poi non vi piacciono, non vi piace il profumo per esempio, non vi piace la performance, non ci perdete niente perché non costa 30 euro. Comunque sto parlando del latte detergente, questo costa intorno a 1 euro, 1,50 euro così, e sono 250 ml di prodotto. È anche carino il fatto che abbia questo erogatore, facilissimo da utilizzare. Io metto il dischetto sotto, premo e quindi è facilissimo. Ha una buona profumazione, molto delicata, mi trovo bene, è delicato il prodotto, strucca bene, veramente consigliato anche questo. Andiamo al terzo, vado veloce perché ce ne sono abbastanza. Vado al terzo, e questo qui anche fa parte della detersione, in questo caso della detersione del viso. Questo è un detergente peeling per il viso. Anche questo costa intorno a 1,50 euro ed sono 150 ml di prodotto, quindi veramente tanto prodotto. È un gel appunto detergente molto delicato, con un buon inci. Io lo utilizzo spesso e volentieri applicandolo direttamente sul clarisonico, spugnetto, oppure sulla spazzola con cui vado a pulire il viso, e mi trovo veramente bene. Anche questo ha un odore abbastanza delicato. Sì, delicatissimo, di pulito, di fresco, di questi saponi per il viso, e ve lo straconsiglio anche questo, buon inci, buon prezzo, veramente perfetto. Andiamo con un prodotto che invece riguarda la manicure, questo è il nail polish remover, quindi senza acetone. Infatti questa è una cosa molto buona. Anche qui abbiamo un erogatore molto carino, di quelli che si premono, si mettono i dischetti oppure lo passi direttamente sopra e si preme. Anche questo è veramente buono, non ha un odore troppo forte, è delicato, e lo troviamo anche in azzurro, tipo cambia tipo la profumazione oppure qualche ingrediente. Comunque sono validi entrambi, e questo costa sempre pochissimo, 1,50 euro, meno di 2 euro comunque, e sono 200 ml di prodotto. Anche questo ve lo consiglio, ovviamente non avendo acetone non è aggressivo, quindi dovete stare lì a tamponare e poi andate a struccare, a togliere lo smalto, però è un buon prodotto anche questo, consigliato. Adesso passiamo alla linea Sien Nature, quindi quelli erano i prodotti che ci sono da sempre stati nella linea base di Sien. Invece adesso parliamo di prodotti che sono stati inseriti adesso nella collezione, diciamo, base di Sien, perché prima invece erano stati
messi in vendita per un periodo, però erano, diciamo, limited edition. Sto parlando dei prodotti CN Nature e questi sono dei prodotti tutti naturali, quindi a parte il fatto che ovviamente hanno un buon inci, sono proprio naturali, tutti estratti naturali, veramente carini. Allora, partiamo dal contorno occhi che vi ho mostrato nel video proprio dei contorno occhi. Io mi sono trovata molto bene, ha una buona consistenza, è valido, costa pochissimo, vi dura tantissimo perché poi ha gli stessi ml di un prodotto che costa 15 euro praticamente, però costa tipo 3 euro, è veramente valido. Ovviamente quando vi parlo di questi prodotti low cost, con buon inci eccetera, parliamo comunque di prodotti che non vanno a ristuccare chi ha magari 40 miliardi di rughe, che ha 70 anni, ovviamente magari chi è un po' più avanti con l'età ha bisogno di prodotti, secondo me, sempre con buon inci, sempre fatti bene, che però abbiano degli ingredienti più corposi. Però questi qui, per chi non ha grossi problemi, veramente sono prodotti validi. E questo era il contorno occhi. Andiamo avanti, andiamo a prendere le creme viso, ce ne sono diverse, io ve ne faccio vedere qualcuna. Allora, vi parlo prima di queste due. Queste sono di mia madre, che ancora non ha utilizzato perché sta finendo quelle che ha comprato l'ultima volta. E queste qui sono entrambe al melograno. Una per il giorno e una per la notte. Queste sono consigliate per pelli mature, sono anti-age e costano sempre pochissimo, intorno ai 4 euro, 50 ml di prodotto, quindi veramente validissimo. Gli estratti sono tutti naturali, dei begli olietti, e io ve le consiglio perché se qui sono appunto per pelli secche o comunque che sono un po' più avanti con l'età, perché comunque con l'età la pelle è un po' più tirata eccetera, mia mamma si trova bene, le utilizza. Questa invece è una crema da notte, sempre di questa linea, però non è consigliata in particolare per le pelli più, diciamo, più avanti con l'età, però comunque è molto valida. Questa la sta usando mamma, è ancora piena. Devo dire che personalmente io le sconsiglio per un tipo di pelle mista grassa. Ad esempio io la comprai al tempo quella notte, ma la dovetti cedere a mia madre perché non mi trovavo affatto bene, perché era troppo, troppo nutriente per il mio tipo di viso, per le mie esigenze. Io preferisco creme che vanno un po' a seccare, a togliere il sebo in eccesso, che comunque mi idratano, però non mi danno quell'effetto oleoso al mattino quando mi sveglio, per quanto riguarda la crema notte, in generale per quanto riguarda il giorno, insomma, per me non sono andate bene, quindi le consiglio per chi ha una pelle secca, per chi ha una pelle normale o per chi appunto non ha più 20 anni ed ha bisogno di più idratazione. Penultimo prodotto che vi mostro è un prodotto che ho acquistato da poco. All'inizio non lo volevo acquistare perché non mi serviva, perché comunque un olio per cellulite bisogna utilizzarlo facendo dei massaggi, a me sinceramente non mi andava assolutamente, quindi l'ho scartato, anche se era buono, vabbè. Comunque sto parlando appunto dell'olio anticellulite. E quindi non l'avevo comprato. Poi mi sono ritrovata in bioprofumeria e ho visto che vendevano questa spazzola di legno molto molto carina, con questi denti larghi, anzi adesso ve la faccio vedere, la vado a prendere. È veramente molto bella, ragazze. Io non la volevo acquistare perché appunto ho detto, ma chi si mette a fare questi massaggi, non mi va. Invece me li sto facendo quasi sempre, ogni sera, 5 minuti, veramente non mi tolgono affatto tempo, sono, anzi mi fanno solamente un po' male le braccia, ma anzi fa bene, quindi non fa niente. È veramente carina. Se vedete delle orecchie spuntare, perché c'è la mia cagnolina che vi saluta, ciao, vi saluta, sta sulle mie gambe perché non voleva più stare in giro, voleva venire per forza in braccio, quindi me la sono messa in braccio. Comunque, come vi dicevo, questa spazzola mi è piaciuta tantissimo. La marca, allora vediamo un po', Natural Sea Sponge, si chiamano spugne naturali del mare, non so, io comunque l'ho acquistata nella mia bioprofumeria. E ragazzi, è veramente carina, è morbida. Allora, ha questa base in legno, i denti sono in legno, sono molto ampi, e poi vabbè, morbida in plastica, quindi è lavabile. Io la utilizzavo prima con una crema così normale da corpo, poi ho detto, perché continuare ad usare questa crema corpo quando posso comprare una cosa specifica per la cellulite proprio, e quindi ho comprato quest'olio. Allora ragazzi, l'odore è brutto, cioè non mi piace, non mi piace per niente, però sinceramente non mi interessa, perché fondamentalmente quello che mi interessa è andare a fare il massaggio. E è veramente un ottimo olio, si chiama olio alla betulla, quindi evidentemente l'odore della betulla non mi piace per niente. Comunque è veramente un prodotto valido, ci sono all'interno 100 ml, costa sui 5 euro, quindi veramente pochissimo, perché immagino che gli oli da massaggio, comunque le creme da massaggio, costano un bel po', e comunque mi sto trovando bene, mi sta piacendo come funziona, insomma.
Passiamo all'ultimo prodotto che avevo dimenticato di farvi vedere. Sto parlando del tonico per il viso. Questo anche c'è, ha lo stesso erogatore e tutto quanto come l'acetone che vi ho mostrato prima, e come l'acetone c'è sia rosa che azzurro. Io inizialmente non l'avevo acquistati perché pensavo che non avessero un buon inch eccetera, avevo visto un po' in giro, poi ho parlato con la mia amica Federica come sempre e lei mi ha detto no guarda che sono buoni, l'unica cosa c'è un po' di fragranza, di profumo dentro, cioè magari a chi può dar fastidio, però sono fatti bene, sono buoni e quindi ve lo faccio vedere. Io non l'ho provato, questo è di mia madre, però allora l'odore è carino, molto molto floreale, molto bello, comunque è carino, è leggero. Poi volevo mostrare le salviettine struccanti però non le sono riuscita a trovare, non so se sono finite o altro, comunque non le uso io personalmente ma mia sorella le utilizza, e se vi piace utilizzare le salviettine come vi dicevo nel video della skincare routine e tutto quanto, non è bene utilizzare solo salviettine perché portano solo in giro il prodotto e non struccano bene. Però magari per chi non vuole subito andare a struccare con il pad e tutto quanto, con il dischetto, vuole togliere l'eccesso magari del fondotinta con una salviettina, sono veramente delle salviettine fantastiche, sono ben imbevute, hanno un buon profumo, sono ottime, hanno un ottimo inch, quindi consigliate anche quelle, costano pochissimo. Questi erano tutti i miei prodotti Sien e quelli che vi consiglio. Ovviamente ce ne sono anche altri, tipo adesso hanno messo in vendita, mi sembra nella collezione quella permanente, anche degli ombrettini eccetera, però mi sembravano troppo poco pigmentati e tutto quanto, quindi non li ho presi, quindi c'è sicuramente qualche altra cosa di carino, però questi erano quelli che ho provato io che mi sono piaciuti. Ovviamente non tutti i prodotti, ricordatevelo, come quasi per tutti i marchi che poi non sono proprio bio, non tutti i prodotti sono buoni, sono fatti bene ad un buon inci, quindi io vi consiglio questi, poi magari informatevi in giro e ditemi se invece c'è qualcos'altro che non vi ho mostrato che voi avete provato, il quale vi piace tanto e con cui vi trovate benissimo, perché mi fa piacere sempre sapere qualcosa, sapere, avere delle conoscenze in più. Io vi ringrazio per aver guardato il video, vi mando un bacio grandissimo, ve lo manda anche Gisellina, Gisella saluta e ragazzi alla prossima.